Dopo anni di riflessioni sulle molteplici possibilità che uno Stato ha di organizzarsi, ho capito che la democrazia è il sistema più democratico che ci sia. Sì, che c'è. La dittatura, la democrazia. Basta, solo due. Ah, solo due? Io credevo di più, credevo. La dittatura, chi l'ha vista, sa che cos'è. E gli altri si devono accontentare di aver visto solo la democrazia. Ma vabbè, del resto come si fa oggi a non essere democratici? Sul vocabolario c'è scritto che la democrazia, la parola democrazia, deriva dal greco e significa potere al popolo, che tra l'altro è anche un'espressione poetica e suggestiva. Sì, ma scusa, ma in che senso al popolo? Come si fa? Questo sul vocabolario non c'è scritto. Però c'è scritto quella cosa del 45, quella... Ah, sì, dopo il famoso ventennio? Cioè quando il popolo italiano ha acquistato finalmente il diritto di voto? Proprio. Ah, certo, sì, quando proprio è nata la democrazia rappresentativa. Nella quale tu deleghi un partito, che sceglie una coalizione, che sceglie un candidato che tu non sai chi è e che tu deleghi a rappresentarti per 5 anni e che se lo incontri per la strada giustamente ti dice: lei non sa chi sono io. E questo è il potere del popolo. Ma non è solo questo. Ci sono anche delle forme ancora più partecipative di tutti quanti per insieme. Per esempio, il referendum è addirittura una pratica di democrazia diretta. Non tanto pratica. Attraverso la quale tutti quanti possono esprimere il loro parere su tutto. Solo che se la mia nonna deve decidere sulla variante di Varico, Barberino, Roncovilaccio, c'ha le sue difficoltà, ecco. Per fortuna che se deve dire un sì, deve dire no, e se deve dire no, deve dire sì, ecco. C'ha in ogni caso questo 50% di probabilità di azzeccarla. E comunque il referendum ha più che altro un valore folcloristico, perché poi dopo aver discusso a lungo sul significato politico dei risultati, tutto resta come prima. Un altro grande vantaggio che la democrazia offre alla mia nonna, cioè al popolo, è la libertà di stampa. Nei regimi totalitari, per esempio durante il fascismo, si chiamava propaganda. E tu non potevi sapere qual era la verità. Oh, da noi si chiama informazione e per la maggior chiarezza di tutti quanti ha anche il pregio di essere pluralista. Noi sappiamo tutto. Sappiamo tutto. Sappiamo anche il contrario di tutto. Pensa che bello. Sappiamo che l'Italia va benissimo. Ma anche che va malissimo. Sappiamo che l'inflazione è al 3, al 4%. E tu sai quant'è l'inflazione? Al 6? Al 10? Che bello. Sì, ma alla fine se io voglio sapere quanti italiani ci sono in Italia, che cosa devo fare? Te tu vai sulla variante di Valico, Barberino, Roncovilaccio e te tu li conti. Zzzum, quelli che vanno a nord, zzzum, quelli che vanno a sud, l'è più semplice, altro che Istat. Comunque, intendiamoci, la democrazia non è nemica della qualità. È la qualità che è l'nemica della democrazia. Mettiamo come paradosso che un politico sia un uomo di qualità. Ecco, mettiamo un paradosso. Mettiamo anche che si voglia mantenere a livelli alti. Un paradossone. Quanti lo potranno apprezzare? Quanti? Pochi, pochi ma buoni. Ma in democrazia ci vogliono i numeri, bisogna allargare il consenso, bisogna scendere alla portata di tutti, bisogna adeguarsi. E un'adeguatina oggi? E un'adeguatina domani? Ogni giorno ci si abbassa di quei 5 centimetri, via giù. Così alla fine quando saremo tutti quanti scemi allo stesso modo, la democrazia sarà perfetta. No! No! Questo era Giorgio Gaber. E prima che diventiamo tutti scemi, votiamo no!